Enzo Zottola, presidente della Camera di Commercio, oramai ci siamo, arriva lo Yacht Med Festival, il secondo anno. Quali sono le novità di questa edizione? Precisiamo, quarta edizione, forse secondo anno come grande importanza. E sono sicuro che quest'anno raggiungerà e supererà i livelli dell'anno scorso, che già si è messo ad ottimo livello, con 60.000 presenze, con tutta una grandissima partecipazione. Quello di quest'anno vede insieme a questa grande squadra che forma l'organizzazione, la Regione Lazio in primis, con 5 assessorati, quindi l'assessorato all'attività produttiva, l'assessorato all'ambiente, l'assessorato alla mobilità, attività produttive e il turismo in primis. E questa mattina siamo qui proprio per una parte di questo Yacht Med Festival, che è quello, l'aspetto culturale, l'aspetto storico, l'aspetto tradizioni, che è quello che poi lega il nostro territorio da migliaia di anni a questo importantissimo settore economico, che è la nautica, la cantieristica, ma che io definirei economia del mare, legato a tutto quello che è intorno all'economia del mare, la portualità turistica, commerciale, cantieristica, nautica, logistica, trasporti e anche tutto quello che è la formazione. Quindi lo Yacht Med Festival è un format che vede insieme, e dimenticavo di dire, ma è importantissimo, l'ambiente, vede insieme tutte queste sfaccettature di questo grande settore, insieme in maniera unita, con una grande squadra formata da assessorati della Regione Lazio, dalla stessa Regione Lazio, Presidenza del Consiglio regionale, Camera di Commercio di Latina, Camera di Commercio di Roma, Frosinone, Union Camere Lazio, e quest'anno direttamente anche coinvolta nell'organizzazione Camera di Commercio di Caserta, oltre al sistema delle Camere di Commercio a livello nazionale, con la partecipazione di decine di Camere di Commercio italiane, di tutte le Camere di Commercio del Mediterraneo. Quindi un format importantissimo su quello che è anche la promozione e il marketing territoriale. Quindi importante è questo appuntamento, che vede sì la parte nautica cantieristica, ma che vede anche la parte culturale. Questa mattina siamo qui a presentare l'iniziativa dell'allegato storico delle quattro repubbliche marinare, un fatto importantissimo, perché negli ultimi 80 anni solo due volte sono uscito al di fuori di quello che è il loro schema, cioè delle gare che si fanno ogni anno presso una delle città delle quattro repubbliche marinare, che poi formano quello che è la bandiera della Marina italiana. Naturalmente noi possiamo dire anche un altro qualcosa di vanto e di merito su queste cose. Gaeta vanta tradizioni uguali a queste città marinare, perché dal IX al XII secolo è stata città importante, città autonoma che ha battuto moneta, quindi anche la nostra provincia può vantare una tradizione storico-culturale importantissima. È bene che queste cose vengano fuori, perché se non si conosce il passato credo si possa avere poco il futuro. Quindi la nostra provincia è ricca anche di questa storia e di questa cultura, e lo Yacht Med Festival quest'anno presenterà anche un villaggio di emissioni zero, per la prima volta in Italia, e questo è fatto tra il Ministero dell'Ambiente e l'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio. Quindi innovazione, perché l'ambiente significa innovazione, significa impresa, e l'innovazione in quello che è questo settore della nautica e della cantieristica è importantissima, sui materiali, sul sistema delle vele, sul sistema dei trasporti, su tutto quello che è collegato a questo sistema mare. Quindi avremo un villaggio, avremo una particolarità alla presenza di importantissime imprese della nostra provincia, ma soprattutto importantissime imprese a livello nazionale. Un grandissimo appuntamento, l'inaugurazione ci sarà il 23 alla presenza del Ministro Romani, il giorno successivo viene il Ministro Prestigiacomo, sottosegretario, quindi una presenza, la Presidente Polverini, un'importantissima presenza, segno di grande attenzione a questo grande progetto, che è diventato ormai l'iniziativa fra le più importanti della nostra regione e anche a livello nazionale. 140 barche a mare, 240 imprese presenti, credo ormai sia oltre il sistema, se vogliamo dire, tutto quello che è il sistema istituzionale. Quindi un grande format, una grande iniziativa della nostra provincia, che ormai è diventata iniziativa della Regione Lazio.